Ricorda che dobbiamo appunto lottare per difendere dei diritti e un sistema che funziona anche attraverso un fisco equo. Ma ci ricordava non solo Aida, ce l'ha ricordato anche chi parlava prima di noi, che noi siamo qui per difendere i nostri diritti, ma per difendere anche i diritti di chi viene dopo di noi. E allora per l'ultimo intervento noi ci teniamo, non c'è un lavoratore, non c'è un delegato, c'è uno studente. Uno studente della rete degli studenti che no, eccolo qua, Francesco Alamani. Ciao a tutti e tutte, è un piacere scendere ancora una volta in piazza insieme a voi per una lotta comune. Anche in questo caso la necessità di mobilitarsi di fronte a una società che si sta smembrando e per urlare ora più che mai che la nostra Italia è e deve essere antifascista, ripudiando e sciogliendo seduta stante ogni pseudo partito di matrice antidemocratica e filofascista, si sta riversando nelle strade del paese, nelle scuole e davanti alle camere di lavoro di tutta Italia. La fase apertasi il 25 novembre con l'elezione del governo più a destra della storia repubblicana ha ulteriormente reso il quadro politico, economico e sociale più complesso. Il decreto anti-rave è stata la prima misura che ha ben evidenziato le priorità del governo, mentre a Predappio si inneggiava il ventennio più buio della storia italiana, nel quale il partito di Giorgia Meloni affonda le sue radici, il ministro Piantedosi cercava con una formulazione ambigua di limitare i diritti costituzionali di riunione, libera espressione e manifestazione. La politica migratoria di questo governo si è dimostrata e si continua a dimostrare un pericolo per i rapporti diplomatici con l'Unione Europea e gli altri Stati membri, ma soprattutto perché continua a mettere in pericolo delle vite umane, negandogli il diritto d'asilo. È forse ora che l'Italia si smette di utilizzare retoriche menzognere come quella dell'invasione africana e si inizia a focalizzarci sui problemi reali del paese. Ad esempio, gli accordi con la Guardia Costiera Libica, che rendono il nostro paese complice di un sistema di lager in cui violenze, torture e stupri sono all'ordine del giorno. Oppure creare un reale sistema di accoglienza nel nostro paese, permettendo ai migranti di inserirsi nel tessuto sociale e produttivo del paese, anche rivedendo le normative per quanto riguarda il conseguimento della cittadinanza italiana. A queste misure si aggiungono poi le proposte delle ultime settimane sul limite d'obbligo di utilizzo il POS per i negozianti e l'innalzamento al tetto del contante. Due misure che strizzano l'occhio agli evasori fiscali, una delle più grandi pieghe che abbiamo nel nostro paese. Davanti a noi si prospettano sempre di più ogni giorno i sintomi di un ancora più dilagante individualismo, accresciuto durante la pandemia e responsabile di quel sentimento di solitudine, rabbia e competizione che da sempre rappresenta un argine alla nostra capacità di costruire coscienza e aggregazione tra le masse, ma anche un argine al nostro star bene. Davanti a noi abbiamo un futuro incerto, ma ci viene chiesto costantemente di essere eccellenti, di essere sempre qualcosa in più, di fare di più, di piegarci ai meccanismi della produttività, dell'aspettativa, della competizione a discapito del nostro benessere. Perché sappiamo che non è giusta una società in cui ancora l'assistenza psicologica è un privilegio economico di pochi. Sappiamo che non è giusta una società in cui ancora se bisogna scegliere tra produttività e diritti noi tutti diventiamo la fascia della popolazione che deve pagare. Sappiamo che non è giusta una società che non sa mettere in discussione il proprio modello di sviluppo al costo di condannare il futuro nostro e di questo pianeta. Sappiamo che non è giusta una società in cui i salari continuano ad abbassarsi e la forbice sociale continua ad allargarsi, in cui il fascismo dilaga protetto dalle istituzioni, in cui i sindacati diventano gli ultimi interlocutori del paese, in cui quasi 3 lavoratori al giorno muoiono sul posto di lavoro, ai quali vanno aggiunte le morti e gli infortuni frutti di un sistema contraddittorio e pericoloso come l'attuale PCTO, in cui studenti, lavoratori e fasce più povere pagano sempre il prezzo più alto. Sappiamo che davanti a noi abbiamo un mondo che speravamo pronto al cambiamento dopo uno degli stravolgimenti più drammatici dell'ultimo secolo. E sappiamo ora purtroppo che le forze di questo cambiamento provano a bloccarlo sono molte. Solo una risposta collettiva, intergenerazionale, che parte dai principi cardine dell'individualismo per sradicarlo e costruire insieme una nuova coscienza sociale potrà salvarci. Salve farlo insieme. Grazie. Grazie.